Claudia. Corinna Benedetti, l'Osservatorio Nazionale Permanente per la Sicurezza sul Lavoro è sicuramente uno dei grandi sostenitori di questo convegno, che vuole fare un po' il focus sullo stato di salute di questa nostra Italia da tre punti di vista principali, che sono quello politico, quello economico e quello sociale. Come sta questo paese, dottoressa? Direi che non sta molto bene. Nonostante poi questa grande capacità veramente del popolo italiano, dell'imprenditoria italiana, della sua creatività e soprattutto anche del suo patrimonio artistico, culturale, architettonico, archeologico, gli dà ogni tanto quella spinta propositiva che porta in alcuni momenti ad un po' di sviluppo, a maggiore entrate, ma la situazione effettiva, politica, perché da essa dipende ed è strettamente correlata quella economica e quella sociale, è indubbiamente molto, molto delicato in questo momento. Siamo tra l'altro alla vigilia di una competizione elettorale che vede indubbiamente un po' di animi più allertati. C'è maggiore consapevolezza, credo, dell'esigenza, della indispensabile proprio volontà di andare a votare, perché non è più pensabile che non si voti per un momento di ribellione, ma in questo momento si ha necessità proprio di essere fautori di quello che sarà il nostro futuro. Le scelte non saranno facili, perché le scelte a mio avviso non potranno più essere quelle meramente politiche, perché non c'è più una linea di demarcazione tra la destra e la sinistra. Lo dimostrano i nostri stessi deputati e senatori che in quest'ultima legislatura in numero impressionante sono passati da un simbolo all'altro. Quindi non possiamo più pensare di dare il voto al partito, dobbiamo pensare di dare il voto alla persona. Avere fiducia nelle sue capacità, ma che devono essere capacità e professionalità conclamate. Non possiamo investire sull'incognita del futuro. Io, perdonate se faccio un esempio banale, ma che mi riguarda la mia attività professionale. Io sono stata dirigente Imposte, attualmente ho la fortuna di essere consulente giuridico di vari deputati e senatori per i quali faccio proposte di leggi, question time e addirittura a volte relazioni quando vanno nei loro collegi elettorali. Questo significa che non hanno molto di loro, neanche il polso, non tutti, questo è ovvio, non si generalizza mai, il polso della situazione, delle reali problematiche del loro paese. Questo la dice lunga. Allora noi non dobbiamo più pensare di poterci far rappresentare da chi ne sa meno di noi. E lo dico con grande umiltà, ma con grande convinzione. A loro non è previsto nulla, nessuno stage, nessuna dimostrazione del loro sapere, ma a loro noi doniamo quello che è il valore più grande e che rappresenta, l'ho detto prima nel mio intervento, il valore della libertà e della democrazia, il nostro voto. Noi lo dobbiamo dare questa volta veramente con grande consapevolezza. Dobbiamo essere trainanti verso anche altri che sono delusi e che pensano che le cose non possono essere cambiate. Noi non solo le possiamo cambiare, ma abbiamo la fortuna veramente di vivere in un paese che tutto il mondo ci invidia e che tutto il mondo, da qualunque parte, cercano di sottrarci pezzi dei nostri più importanti brand e che in funzione di una ormai conclamata esigenza che tutto si traduca in economicità, noi stiamo svendendo il nostro paese. Non è che solo svendiamo la nostra squadra del cuore, e questo è vergognoso, ma addirittura siamo arrivati a pensare che i nostri brand, per il quale il nostro paese è stato importante in tutto il mondo, venga acquistato e spezzettato. I nostri imprenditori costretti a chiudere le loro fabbriche perché vengono acquistate, prima con la certezza che esse verranno poi tutti riconfermati dipendenti, vengono invece, ed è un fatto recente ma non voglio menzionarlo, ma credo che chi mi ascolterà avrà la pazienza di ascoltarmi, lo individua, un'azienda che manda i suoi dipendenti a preparare personale all'estero, quando tornano li licenzia. E la nostra politica attuale, il nostro governo non fa assolutamente nulla. Parliamo di crisi economica, ma nessuno di loro ha rinunciato ai propri privilegi.
a prebende vergognose, poi ci sono anche le esagerazioni, però indubbiamente la realtà delle cose è che loro hanno tutto pagato dall'aereo, addirittura se vengono a Montecitorio gli dobbiamo pagare per 100 chilometri ogni 3 mesi 3.000 e passa euro. Chi vive a Roma non ha rinunciato, e sono in 68 tra deputati e senatori, non hanno avuto la capacità di rinunciare a quel mensile che poteva essere possibilità per gruppi di giovani, di lavoro, e poi parliamo che non abbiamo i soldi per la ricerca, e poi parliamo che non abbiamo i soldi per poter investire in quella che è la prevenzione, la salute, il nostro futuro. Il nostro paese era noto per essere il più longevo, non siamo più ai primi posti. Tra l'altro non c'è natalità, e quindi veramente mi rammarica dover dire che la preoccupazione è alta. Ma c'è un'altra grande consapevolezza, che è l'orgoglio di essere non solo italiani, è l'orgoglio del senso di appartenenza di un paese che ha superato ben altre crisi, e che noi non possiamo pensare di consentire a chi che sia, soprattutto a un manipolo di improvvisatori, a un manipolo di affabulatori, a persone senza scrupoli, di poterci continuare a gestire. Adesso dipende da noi, non deleghiamo a nessuno. E questo è incisivo, lei lo ha ben reso nel suo intervento. Abbiamo uno strumento in mano importante, il voto, utilizziamolo. Ecco, dottoressa, per evitare che questa politica continui a sbadigliare, a sonnecchiare, convegni come questo, lei mi insegna, hanno bisogno di non restare all'interno di queste mura, ma di uscire al di fuori, produrre degli atti. Nei vostri intenti c'è anche questo? Decisamente sì, e di questo sono grata all'amico, tra l'altro ex collega dirigente di Poste, l'ingegner Bruno Sbardella, e anche al professor Ciminiello, che mi hanno coinvolto in questo percorso. E devo dire che, tra l'altro lei mi conosce, dottoressa Nata, da anni, non ho mai avuto questo grande senso di animosità, perché io il mio essere pacata è ciò che mi ha sempre contraddistinto. Ora ho capito che dobbiamo leggermente alzare un'asticella, perché noi abbiamo ragione, noi ce la possiamo fare, e sono certa che indubbiamente ce la faremo. E dirò di più, non solo faremo altri eventi, ma mi auguro che essi vengano fatti non più e non solo nelle sedi istituzionali, peraltro troppo burocratiche, permessi, email, fax, hanno lavorato i nostri, coloro che ci hanno aiutato, in maniera incredibile. Ribadisco ciò che ho detto e ho avuto occasione di dire all'aula dei gruppi parlamentari nel nostro convegno del 15 di dicembre: siamo a casa nostra, perché questa è la nostra casa, perché sono le istituzioni che in questo momento, per carità, ci ospitano, noi rispettiamo le loro regole, ma a questo punto pretendiamo anche di essere rispettati come cittadini e non solo come organizzazioni che rappresentiamo. Questo può essere marginale, ma come cittadini sì, quindi va portato fuori questo vento, diciamo, innovativo, questo vento propulsivo, che deve dare però attenzione, speranza e forza, perché noi non solo ce la possiamo fare, ma ce la faremo.